Cominciamo adesso con Michele Dalai. Allora, vi chiedo da subito di perdonare una certa dose di spontaneismo, giuro che non mi chiamo Deborah e che non mi sta simpatico Franceschini, ma quello che volevo dire è che io non sono tanto felice di essere a un seminario e avrei preferito essere già da oggi, cosa che sapevo da tempo, a un'assemblea. E questo lo voglio dire molto chiaramente da subito. E vorrei che questo fosse preso come un elemento di spinta, positivo e propositivo, e non come una sorta di critica non costruttiva. Vi volevo dire che mi chiamo Michele Dalai, io mi sono candidato nelle liste di Sinistra e Libertà a Nord-Ovest per le elezioni europee, a Nord-Ovest, a Milano in particolare. E a Milano martedì mattina ho avuto una specie di epifania, nel senso che leggendo La Repubblica mi sono trovato davanti a due pagine che rappresentavano in modo abbastanza inquietante quello che vorrei non fosse Sinistra e Libertà. Nella pagina sinistra si parlava delle correnti del PD a Milano, della lotta tra le correnti e gli apparati nel PD a Milano, di quali sono i franceschiniani e bersaniani nel PD a Milano. Nella pagina di destra di Repubblica c'era una lunga lista drammatica che parlava di crisi delle piccole imprese in Lombardia. Nella regione più popolata d'Italia, 10 milioni di persone, ci sono 300.000 nuovi poveri. Nuovi poveri, nuove famiglie che hanno bisogno dell'intervento delle associazioni no profit, della regione, che hanno bisogno dell'intervento di tutta la politica che sta latitando, soprattutto all'opposizione in Lombardia. Bene, a fronte di questo allarme ci si interrogava su come affrontare le fusioni tra le anime del partito, di come risolvere il problema delle tessere e di contarsi in vista del congresso del partito. Questo succede in Lombardia e al PD. Però purtroppo, per alcuni versi, mi suona abbastanza familiare. È quello che un po' mi è toccato sentire, percepire, in questi strani giorni di silenzio post-ballottaggi del mio partito, perché io, mi spiace, ma lo chiamo già un partito. Io non vengo da nessuna parte, vengo da un posto in cui non esistevano tessere per me. E quindi mi sono candidato aderendo a un progetto politico che si è presentato con una lista e un programma. Questo con massimo rispetto dell'identità di tutte. Il progetto si chiamava e si chiama Sinistra e Libertà. E mi ha permesso di fare dei chilometri, affrontare dibattiti e comizi con l'orgoglio di chi può finalmente parlare di lavoro, diritti civili, laicità, ambiente, formazione, istruzione, integrazione. E di farlo con la forza e la determinazione di chi è sicuro delle proprie idee e di chi è convinto di stare per la prima volta dalla parte giusta. La sinistra, quella che combatte le diseguaglianze sociali e propone soluzioni. Io non voglio commentare il risultato elettorale perché non è mio compito, non sono capace e non mi interessa. Considero il quorum una specie di paradiso artificiale che è stato costruito da una persona che c'è da pochissimo nel mio orizzonte, che è Franceschini. Anche il quorum c'è da pochissimo ed è un'asticella alzata ad arte di modo che fosse molto difficile superarla. Il 3% è poco, è tantissimo, è comunque 1 milione di voti. Quello che voglio commentare invece è quello che è successo dopo quel risultato e dopo i ballottaggi. Lo faccio da una posizione privilegiata, come vi ho detto, che è quella dell'indipendente. Perché io, non venendo da nessuna parte, con questo partito vorrei andare molto lontano. E vorrei cercare di capire come evitare questo rischio, cioè che quel 1 milione di voti, larghissima parte dei quali, questo lo dico alle persone che si sono prese l'onere di chiamarci e di chiamarsi Sinistra e Libertà, larghissima parte di quei voti viene fuori dalle gabbie dei partiti. E rappresentano la misura di un'impresa straordinaria, che è la constatazione che uno spazio c'è a sinistra ed è enorme. E quindi vorrei che la reazione di chi ha immaginato questa impresa meravigliosa, a cui va tutta la mia gratitudine, diventasse diversa da questa specie di silenzio, frenate, mezze dichiarazioni, fughe all'indietro, in nome di storia, identità e appartenenza. Cito la persona che ha scritto il documento introduttivo, lo dico io, si chiama Gennaro Migliore ed è un mio nuovo amico, io l'ho conosciuto in questi giorni e in questi mesi, una persona eccezionale, che dice che esiste una gravissima malattia, una delle malattie più diffuse è la diagnosi, non è di Gennaro questa citazione, uso una citazione di Karl Kraus. Ecco, io non voglio che noi ci ammaliamo di diagnosi, lo vorrei evitare da oggi nel modo più assoluto. Vi chiedo di non ammalarvi di diagnosi, quindi, e di sollevarci dall'imbarazzo che provo in questo momento nel trovarmi a parlare, a essere il primo tra l'altro, quindi anche faticoso, a un seminario e non a un'assemblea.
vi chiedo di aprire gli occhi e di osservare quello che succede alla base, sui territori, che è una parola che pronuncerò, giuro, per una sola volta, perché va un po' troppo di moda parlare dei territori. Con Gianfranco Mascia, prima che lui suoni il gong e mi metta fine al mio intervento, che è una delle risorse più straordinarie di questo nuovo partito, lo ripeto di nuovo, abbiamo provato ad aggirare le difficoltà economiche. Mi sembra che almeno sulle difficoltà economiche siamo già un partito, nel senso che non c'è una lira nessuno qui, quindi messi insieme forse rappresentiamo un partito. Queste difficoltà economiche abbiamo provato a girarle, economiche e logistiche, trovando un luogo, almeno virtuale, in cui tutte le persone che si sono avvicinate a Sinistra e Libertà potessero avere una casa. È un social network, una parola che non avrebbe molto senso, ma dà semplicemente asilo a tutti quelli che hanno voglia di trovarsi nelle loro sale, a casa, nei bar, parlare di sinistra, tirare fuori delle idee per quello che succederà e per la struttura. Social network, Gianfranco Mascia l'ha costruito in 10 giorni. Ci sono progetti politici ricchissimi che non riescono a costruirlo da 4 anni. È presente, lo trovate, si chiama www.slforum.it. E lì potete riversare tutte le idee che in qualche modo, io sono convinto, dalle iniziative di base arriveranno ai vertici. C'è una sezione che si chiama 10 idee, è quella che volevamo aprire per costruire la struttura e l'organizzazione. Vi leggo quello che ha scritto un ragazzo di 18 anni, che si chiama Alessandro. Ha fatto 10 punti per la struttura. Punto numero 8 dice: Sinistra e Libertà è la risposta politica di una cultura che esiste, indipendentemente dalla politica. Una cultura che ci fa chiamare socialisti, comunisti, ambientalisti, femministe. Questa cultura agisce sul territorio anche con altre storie e movimenti, associazioni, strutture sindacali ed economiche. Sinistra e Libertà deve colloquiare da pari a pari con loro, e non solo durante la campagna elettorale. Il punto 10 è il punto straordinario, quello su cui poi chiudo il mio intervento. La sinistra unica è una chimera. La capacità della sinistra italiana di avviare nuovi laboratori ed esperienze e visioni è scritta nella storia d'Italia dal 21 in poi. I partiti che hanno fatto questa storia non sono altro che fiumi e rivoli che sversano dalla grande storia del fiume socialista. Si deve essere consapevoli che siamo sinistre e non sinistra, integrare la nostra pluralità come ricchezza e non vessare le minoranze. Questo è fondamentale per muovere come un solo soggetto politico. Alessandro ha 18 anni e vive a Bari. Come me, come molti altri, pretende che venga fatta e costruita sull'entusiasmo di tutti noi che non vogliamo curarci di tesseramenti, strategie, scelta di leadership, ma che vogliamo e pretendiamo che la forza dirompente di questo progetto travolga gli steccati streaming city delle vecchie case madre, si trasformi in un partito, con un leader e una struttura, e che inizi a farlo ora, oggi, con buona pace di chi ancora ha bisogno di tempo, congressi, confronti, e non si rende conto che la storia spazza via i decimali e conserva le grandi idee. Grazie.